Bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 11 settembre, si venerano i santi Proto e Giacinto. L'esistenza di questi due martiri romani è storicamente provata dal fatto che già nel IV secolo Papa Damaso aveva composto una iscrizione per il loro sepolcro. Leggendario è invece il racconto della loro vita. Sarebbero stati due fratelli eunuchi, schiavi della nobile Eugenia, figlia di Filippo, il nobile prefetto di Alessandria d'Egitto, che convertirono al cristianesimo. Eugenia avrebbe ceduto i due giovani alla nobile Bassilla, convertitasi a sua volta grazie ai loro insegnamenti. Operarono altre conversioni finché vennero arrestati e costretti all'adorazione degli dèi. Furono infine bastonati a sangue e poi condannati alla decapitazione. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dal sito della Repubblica e del Corriere. Vediamo innanzitutto la Repubblica oggi come apre: Renzi, rifugiati, superare gli egoismi nazionali, la lettera del Premier a Repubblica, l'Europa è a un bivio. Ungheria farà passare profughi non identificati. Ed ancora Homo naledi scoperta in Sudafrica, nuova specie di ominide. Studioso italiano ha dichiarato sapeva arrampicarsi su alberi. Crisi del nuovo centrodestra, Alfano e ribelli al governo per le riforme. Chi vuole può andare via. Bersani, supereremo bicameralismo perfetto. Marino si difende dopo le minacce di morte, sono andato negli USA per stare senza scorta. Le polemiche dopo i funerali di Casa Monica non era emergenza. Ed ancora a Varese, anche bambino di 8 anni al lavoro nelle fabbriche della moda. Film e fiction in crisi, il governo batte cassa con Google e Netflix, i big del web dovranno finanziare il nostro cinema TV. Da stasera oltre 8.000 neoprof, solo una ventina non ha accettato, resteranno vacanti almeno 22.000 cattedre. Roma, Scattone rinuncia alla cattedra, non sono più sereno, la madre di Marta Russo contenta per gli studenti. Varate le nuove norme per le crisi bancarie, salvataggi a carico di soci e correntisti sopra 100.000 euro. Tra gli altri provvedimenti, di nuovo obbligatorio lo stabilimento in etichetta. E il governo annuncia tagliate 23 prefetture, protestano i sindacati, scelta sbagliata e intempestiva. Proibito raduno di Casa Pound, minacciato sindaco di Cassano Primo, ti bruciamo il paese, si è opposto alla festa nazionale del movimento, il partito aveva già annunciato a farla a Milano. Di Maio erede di Grillo, Fico ha talento ma non è lui il leader, nel Movimento 5 Stelle cresce la febbre dell'investitura a Delfino. Rimborsi elettorali, bagarre al Movimento 5 Stelle in aula e denuncia dal PD, dito medio e insulti, il video pubblicato dal gruppo Grillino su Facebook. IMSS in 7 mesi, più 286.000 contratti a tempo indeterminato, Renzi esulta, come promesso, più diritti e meno precariato. E la Francia riconosce l'allergia da onde Wi-Fi. Gli scienziati discutono degli effetti, ma a Tolosa non una donna avrà la pensione. Droghe, 4 milioni di italiani le hanno assunte nell'ultimo anno, cresce uso di cannabis tra i giovani, 1 su 4. Festival di Mantova, scrittori e intellettuali in trincea sulla crisi. Morin, solo la foto di un bambino scuote le coscienze. E la marcia degli scalzi, 60 città italiane oggi in cammino con i migranti. A Venezia i manifestanti fino a mostra del cinema, a Palermo in piazza centinaia di persone. L'appello, decidiamo da che parte stare. E la mossa di Salvini, ospiterei un profugo a casa mia anche se ho un bilocale. La polemica di Forza Italia, Carroccio. All'Europarlamento, Comi mostra su Facebook posto vuoto del leader leghista. Los Angeles, uomo armato si barrica con ostaggi in un ristorante. In Venezuela, 13 anni di carcere per Lopez, l'accusa
all'oppositore di Maduro e di aver incitato le rivolte scoppiate nel 2014 in Siria. A Mosca le nostre forze militari sono presenti da molti anni, svolta su Assad, raid e dialogo con i Rais. Ed ora passiamo al sito del Corriere della Sera, vediamo il sito corriere.it, vediamo come apre il Corriere, con quali notizie sempre nazionali e dal mondo. Eccoci in apertura, il Corriere che apre con l'emergenza profughi, migranti in USA 10.000 siriani, Ungheria apre ai non identificati. Ed ancora vediamo in basso, ecco la scoperto in Sudafrica, l'Homona Lady, specie umana finora sconosciuta. Andiamo ancora avanti, vediamo sempre sul sito del Corriere, dopo le prime due notizie, un attimo, eccoci. Sul sito, dopo la scoperta quindi in Sudafrica, la lunga strada dell'evoluzione umana da Lucy a noi. E invece Adolgiate Olona, Varese, bimbo di 8 anni, lavorava pellami per le griff della moda, denunciato il titolare del laboratorio che eseguiva lavori in conto terzi nello stesso luogo, trovati a lavorare anche un 14enne e un 17enne. Il caso sollevato dal Corriere, Scattone rinuncia alla cattedra, non sono sereno, ha dichiarato la decisione dopo le polemiche sull'incarico in una scuola di Roma. La mamma di Marta Russo, sono contenta per gli studenti. Scusatemi. Ecco ancora avanti, il Consiglio dei Ministri, salvataggio banche, dal 2016 pagheranno pure gli azionisti. Se un istituto entra in crisi non ci sarà più il salvataggio dello Stato, dovranno farsi carico delle perdite anche obbligazionisti e correntisti, oltre 100.000 euro. Festa dell'Unità, Bersani a Firenze, tra gli applausi, scissione nel PD, mai, l'ex segretario Dem incontro con Renzi, non ci credo, a Teano non lo sento dall'elezione di Mattarella, dichiarato. Il centrodestra, nuovo centrodestra Alfano, sfida i ribelli, chi vuole andare vada, noi con Renzi, tanti addii e ritorni, le immagini riportate dal Corriere. La sentenza, Corte UE, spostamenti da casa all'ufficio, valgono come lavoro per i lavoratori, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata costituisce orario di lavoro. Gli scavi Pompei, l'ultimo scandalo, rubinetti moderni deturpano la fontana di 2000 anni fa, la rivolta sul web porta alla sostituzione del modello con la leva in plastica, ma dopo l'intervento della soprintendenza il risultato non cambia, così come possiamo vedere è riportato nella fotonotizia. Frosinone, Forentino, il cacciatore ucciso non da un cinghiale ma da tre colpi. L'uomo di 66 anni si era avvicinato ad un branco con alcuni cuccioli. In un primo momento si era pensato a un attacco dell'animale. Il lutto, è morto Franco Interlegni, il volto dell'Italia neorealista, da Sciuscià ai Vitelloni. Ed ancora l'intervista, Ryanair, se Milano e Bergamo alzano le tasse, addio agli scali. E sempre a Milano, metro 4, il viaggio nei cantieri, a che punto si trovano i lavori per la costruzione della linea che collegherà la città all'aeroporto di Linate. Vediamo ancora le presidenziali USA 2016, Fiorina, con quella faccia chi la vota, l'ultima gaffe di Trump. E a Berlino i selfie dei migranti con la cancelliera Merkel, applausi e scatti con il cellulare per la premier tedesca in visita all'ufficio federale per la migrazione e i rifugiati alla periferia della capitale. Salvini, pronto ad accogliere un profugo nel mio bilocale, il leader della Lega ha così dichiarato, il numero uno del Carroccio in TV, il segretario poi rettifica, troppo disordine nel mio bilocale, Morandi ai fan, penso di ospitare i profughi a casa mia, ma Briatore non è d'accordo, non è la soluzione. Ed ora ancora la giornalista ungherese, i calci e i profughi, quel pianto dopo lo sgambetto della videoreporter, il nuovo video riportato dal Corriere,
Chi è il profugo aggredito? Le immagini riprese da vicino mostrano il bimbo caduto a terra che scoppia a piangere disperato. La giornalista è stata licenziata dalla TV ungherese. Ed ora passiamo all'edicola, vediamo il Messaggero, la prima pagina del Messaggero, vediamo sempre, restiamo per, in questa prima parte nelle notizie nazionali e dal mondo. Vediamo la prima pagina del Messaggero che apre con banche, scudo ai correntisti, ok al decreto che regola i fallimenti degli istituti, tutela fino a 100.000 euro sui depositi, salvataggi a carico di soci e obbligazionisti, manovra risparmi dal taglio di 2.000 partecipate. In breve l'Austria blocca i treni, i migranti mercoledì scatta il piano, dall'Italia in 24.000 verso l'Europa, alta tensione con gli USA, Mosca alla Siria, istruttori, non armi, ma Israele insiste, vostre truppe già lì. In centropagina, dopo le polemiche, la madre di Marta Russo, giustizia è fatta, Scattone rinuncia alla cattedra, mi è impedita la vita normale, ha dichiarato. E ancora il concorso scandalo per i vigili di Roma, rischio annullamento, ricorso al TAR per gli esiti modificati dopo la prova scritta e la procura apre l'inchiesta. Entriamo all'interno del Messaggero, quindi il primo piano, i tagli di spesa, cancellate subito almeno 2.000 società partecipate, scure sulle controllate che non forniscono servizi pubblici per bus, rifiuti e acqua, resteranno al massimo 80 aziende. Ed ancora l'appello, Tasi, Fassino scrive a Renzi e chiede un tavolo con l'ANCI. Nel taglio basso, INPS, lavoro e boom di contratti fissi, 286.000 in più nei primi 7 mesi. Banche fallite, pagano i soci, via lo scudo per i correntisti, ok preliminare del Consiglio dei Ministri, protetti depositi inferiori a 100.000 euro, con le nuove regole coinvolte anche le obbligazioni, escluse quelle garantite. Ed ancora migranti, l'Austria ora blocca i treni, gli USA pronti a prenderne 10.000, nuova stretta di Budapest, mentre la Danimarca riapre le frontiere, oggi summit nei paesi dell'est, la Polonia dice sì alle ripartizioni. E nel taglio basso, ospitare i profughi, ci prova anche Salvini, i prefetti avvertono, vanno tutti registrati, comunità e famiglie in campo per offrire le proprie abitazioni. Mercoledì scatta il piano UE, dall'Italia via i primi 24.000 i profughi che non daranno le impronte, andranno nei CIE con i migranti economici, Bruxelles verserà 500 euro a trasferimento, pronti gli hotspot a Lampedusa e Pozzallo. Ed ancora, sempre in primo piano, Russia USA, alta tensione sulla Siria, Washington e Israele contro gli aiuti militari a Damasco, Mosca, in quell'area mandiamo istruttori, non combattono, nuove prove dell'utilizzo di sostanze chimiche nella guerra tra regime, ribelli e jihadisti, Netanyahu, l'Iran e come l'ISIS. La doppia strategia di Putin, armi Assad e offensiva ONU, da giovedì partono le esercitazioni militari nel mare siriano per costringere gli USA alla via diplomatica. Marino rimasto in vacanza perché non c'era emergenza. Io minacciato di morte, il viaggio negli USA scelto per evitare la scorta. Casa Monica, martedì il caso in vigilanza, Monsignor Fisichella, accuse strumentali. Il Viminale taglia 23 prefetture e i sindacati danno battaglia, polemiche sul decreto di riorganizzazione che dovrebbe partire nel 2016. Tra le novità, Teramo accorpata all'Aquila, Chieti a Pescara, Rieti e Viterbo fermo ad Ascoli. Alfano avverte il nuovo centrodestra, noi qui per le riforme, il ministro bacchetta i malpancisti, chi vuole andare con Salvini, Berlusconi e Renzi vada pure, adesso basta giocare con il fuoco. I timori dei ribelli sul voto anticipato, la replica, così voi indebolite non solo il nostro partito ma lo stesso governo. In centropagina Senato governatori in campo, questa volta è necessaria il retroscena, ascoltato anche De Luca che tuona, ma che elettività si darebbero spazio a camorra democratica.
Nel taglio basso il movimento, la nomination di Di Maio agita il Movimento 5 Stelle e come tutti gli altri. Ed ancora nelle cronache la rinuncia di Scattone, lascio la cattedra ma è un'ingiustizia, l'assassino di Marta Russo, mi è stato tolto il diritto al lavoro, la madre della vittima prova soddisfatta per i suoi alunni. Era stato immesso in ruolo nella scuola Einaudi di Roma ma non prenderà servizio, non ho più serenità, mi ritiro con dolore, ha dichiarato. Vigili, inchiesta sul concorso, comune pronto ad annullarlo, i sospetti sulla selezione dei candidati, il Campidoglio valuta di azzerare tutto, la procura apre un'indagine, la terza sulle assunzioni di caschi bianchi nel 2012. Ed in centropagina l'intervista a Alfonso Sabella, non possiamo aspettare il TAR, Roma ha bisogno di nuovi agenti e poi ha dichiarato studierò le carte ma una decisione è urgente. La testimonianza in basso, prima promossa, poi bocciata, anni buttati, una beffa. L'aspirante vigilessa racconta il suo calvario. Vivo appesa a un filo, ma quei test sono sicura di aver risposto bene. Ed ancora il maresciallo ci disse, l'hanno massacrato, svolta nel caso Cucchi, due carabinieri accusano il comandante che ora è indagato per falsa testimonianza con altri due uomini dell'arma. La soddisfazione della famiglia, l'avevamo sempre detto, finalmente la verità viene a galla. E il lutto, addio Claudio, il collega che viveva per raccontare fazzi, era giornalista del Messaggero in Abruzzo, neppure dopo il crollo della casa nel sisma aveva rinunciato al lavoro e nella foto Claudio Fazzi aveva 59 anni. Spunta un nuovo antenato nell'album dell'umanità, piccolo con lunghe gambe per stare eretto, è l'Homo naledi, nostro antico progenitore. Il ritrovamento in una grotta sudafricana dedicata alle stelle, c'erano 15 individui. E vediamo nel taglio basso l'intervista, la nostra storia non è lineare, l'evoluzione è un cespuglio, una smentita all'immagine classica dell'evoluzione dallo status di scimmia a quello attuale. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata all'economia, dalle farmacie ai mutui, più concorrenza, via libera dalla Camera al disegno di legge sulle liberalizzazioni. Potranno nascere catene del farmaco, stop al monopolio di Poste. Ma per i medicinali di fascia C non passa la libertà di vendita con la scatola nera, sconti obbligati su RC Auto. E questa era la prima pagina dell'economia. Con questa notizia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni meteo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni De Palma, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno Giovanni, allora che notizie ci dai per la giornata di oggi e giustamente anche un anticipo per i giorni a seguire? Allora, la giornata di oggi sarà caratterizzata dal passaggio di corpi nuvolosi che favoriranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, quindi anche l'Abruzzo sarà interessata da annuvolamenti, comunque che non produrranno fenomeni di rilievo, ma c'è da segnare comunque la possibilità di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Localmente ci potranno essere dei rovesci localizzati, per lo più a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio sera la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, un'attenuazione della nuvolosità, perché è previsto un miglioramento anche nel corso del fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato, perché c'è da attendersi la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà anche un graduale aumento delle temperature. Sarà una rimonta temporanea che favorirà comunque un miglioramento nel fine settimana, soprattutto sabato, come anticipato poco fa. Proprio la giornata di sabato sarà caratterizzata da poche nubi, da temperature massime in aumento. Poi domenica, se da un lato avremo condizioni iniziali di bel tempo, con cielo poco nuvoloso e temperature piuttosto gradevoli durante le ore
centrali della giornata. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità perché si avvicina una perturbazione atlantica che probabilmente ci farà visita dalla nottata e soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Sarà un passaggio piuttosto veloce, quello atteso tra lunedì e martedì, poi successivamente c'è ancora incertezza, ma non si esclude la rimonta di una, ancora una volta la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana. Si tratta di una tendenza, ovviamente, questa, Elisa, da confermare nel corso dei prossimi giorni. Bene, grazie Giovanni, ti auguro buon lavoro, ma soprattutto una buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TVPay. E io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, così come possiamo vedere dalla grafica, grazie a Gianni D'Areo dalla regia, e con il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così porre domande, postare commenti, insomma essere sempre informati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo con la nostra rassegna stampa, questa volta con le notizie regionali. Iniziamo con il centro, vediamo le prime pagine dedicate alle quattro province. Prima pagina di dedicata alla provincia di Pescara, che apre con prefetture. Pescara si mangia Chieti, il governo vuole accorpare in città anche la questura teatina, proteste. In centro pagina all'Adriatico, ore 20:30 arriva il Perugia, il Pescara prova a rialzarsi, Oddo gioca la carta cocco. Nelle cronache brucia il letto, anziana salvata dai poliziotti. Ancora la paura dei residenti, noi ostaggio degli spacciatori di Fontanelle. È sempre in Pescara, si è attrezzato a due corsie, entro fine mese partiti i lavori. Passiamo alla prima pagina dedicata invece all'edizione, alle province di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo come apre, eccoci anche, si parla sempre di prefetture, quindi perderemo anche la prefettura, il governo vuole accorparla con Pescara, il sindaco di Primio. Nella foto, inaccettabile, ha dichiarato. E nelle cronache, violenza sessuale disposta perizia sull'ex primario in Chieti. In Lanciano, Sevel, contratti definitivi per 270 operai. In Vasto, case del sesso, ora si indaga anche in centro. Passiamo alla edizione della provincia di Teramo, del centro. Vediamo come apre, ecco il primo cittadino, perderemo anche la prefettura, il governo vuole accorparla con l'Aquila ed è a rischio pure la questura. Nelle cronache muore a 59 anni il giornalista Claudio Fazzi. In Giulianova il CIRSU è fallito, i sindaci faremo ricorso. In Teramo ancora licenziamento ingiusto, Tercas condannata. Ed ora vediamo l'ultima edizione, quella dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo come apre la prima pagina del centro, ecco lite per un cane, lo uccide, delitto a Tagliacozzo, dopo una resa dei conti in strada spara e fredda il rivale, la vittima 46enne era un noto buttafuori, l'omicida ferito in testa da una martellata. Esame nullo, tutto da rifare, studentessa bocciata dai prof, la maturità è salvata dal TAR. E vediamo ancora in breve, capistrello, insulti e monetine, sindaco a giudizio, Civitella Roveto, imputato picchia il testimone. Ed ora passiamo invece, dopo entriamo all'interno del centro, passiamo invece al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo oggi come apre all'interno le notizie regionali. Eccoci all'edizione di oggi, vediamo come apre, ecco la prima pagina, vediamo l'apertura del quotidiano La Città, vediamo, eccoci qua, beccato il maniaco delle studentesse, pedinava le vittime all'uscita dal liceo fino alla villa, poi le palpeggiava, chiesto il processo.
In centro pagina la fotonotizia, il CIRSU è fallito, a Gresciano il Tribunale accoglie la richiesta della Deco. A Teramo siamo disabili, non siamo stupidi, le associazioni confermano protesta e ricorso. E domani i funerali del giornalista Claudio Fazi, stroncato ieri da un infarto. Punto nascita, il TAR guarda più al Mazzini che ad Atri. In basso lo psicologo Paolo Crepet inaugura con l'Eros il Festival della Follia. Entriamo all'interno della città, ecco le notizie regionali, rimpasto a un punto morto, la regione è tutta bloccata, la crisi non vede soluzione, l'opposizione va all'attacco e sul rimpasto di giunta ancora dubbi, quindi attese sul rimpasto e Forza Italia e 5 Stelle parlano di crisi di coalizione non risolvibile, dichiarano, lo ascoltiamo in questo contributo video. L'accordo sembra un passo, dice qualcuno. Dopo il passo indietro di D'Alessandro, la distribuzione delle deleghe, l'ingresso in giunta di Abruzzo Civico con Gerosolimo, sembra che tutto vada per il meglio e si possa considerare rientrata la crisi di governo per D'Alfonso. Ma non tutti sono proprio convinti, o meglio, tutti tranne Sel. Sì, perché se il posto di sottosegretario non soddisfa Mazzocca, se le deleghe all'ambiente sono una condizio sine qua non, si è arrivati a sottrarre incarichi a Marinella Sclocco, unica donna in giunta, per girarla al neoentrato Andrea Gerosolimo, che oltre a quella alle aree interne, già annunciata, potrà contare su quella lavoro, formazione ed eventi. Arriva poi la voce dell'opposizione, Forza Italia. Per bocca di Gatti parla di una maggioranza che da un mese si nasconde dietro rimpalli e dichiarazioni e che oggi ancora non pensa a risolvere fondamentali questioni. Insomma, l'opinione di sconcerto è un po' anche di sconforto, perché è da oltre un mese che la regione, che prima era piuttosto lenta e confusa, adesso è completamente ferma. Il dibattito è soltanto un dibattito così di stampo giornalistico su poltrone, spostamenti, deleghe, però insomma sui grandi temi e sulle urgenze, le emergenze della regione siamo completamente fermi e bloccati. È uscito questo dato agghiacciante della disoccupazione in Abruzzo al 13,6%, quando la media nazionale è al 12%, insomma, eppure non si vedono politiche del lavoro, non si vede una pianificazione sanitaria. Insomma, mi sembra che sia uno dei momenti più bui che io ricordi degli ultimi lustri della regione Abruzzo. Dal canto suo il Movimento 5 Stelle parla di ricatti inaccettabili se si guarda alla mancanza di coesione che non può far durare in eterno un governo come quello che si manifesta oggi alla regione Abruzzo. È assurdo, perché un consigliere regionale non può ricattare una maggioranza di governo. Io non conosco gli equilibri che si erano instaurati all'inizio tra le varie forze di maggioranza, ma sicuramente non si può far mancare i numeri solo perché non si ha una poltrona. Questo è successo in Regione Abruzzo, hanno fatto mancare i numeri, non si sono votate i risoluzioni, impegni, proposte di legge importanti che andavano sicuramente a impattare sulla collettività abruzzese, perché ancora una volta per la poltrona. No, questa è il grado più basso della politica della nostra regione, non si può fare questo, però purtroppo loro lo fanno e quindi dobbiamo commentare ancora una volta queste storture del sistema politico. Ed ancora andiamo avanti, Tagliacozzo ucciso a 35 anni con un colpo di pistola al cuore, arrestato l'assassino. Ambiente, sistema idrico integrato, 3 milioni per il potenziamento, l'annuncio ieri all'Aquila. Il giovane talento pescarese Berghella si aggiudica il premio della SIAE, film di animazione. Andiamo ancora avanti, vediamo a Teramo, beccato il maniaco delle studentesse, pedinava le vittime all'uscita del liceo fino alla villa comunale, poi le palpeggiava, ha chiesto il rinvio a giudizio. Il 45enne teramano è stato colto sul fatto dai carabinieri in Borghese tramite le indagini provate alle 4 aggressioni. Ora è accusato di violenza sessuale su minore. L'allarme: nel dicembre scorso le ragazze del liceo avevano messo in piedi una rete per difendersi dalle aggressioni. Il blitz, l'uomo è stato beccato in flagranza di reato nei pressi della villa comunale dove era solito appostarsi.
Trasporti, vediamo nel taglio basso, Baltour si conferma leader Italia delle linee bus. Estate di numeri record sulla tratta Milano-Napoli, in crescita anche le rotte verso l'estero. Ed ancora, ecco il giornalismo in lutto, Claudio Fazzi stroncato da un infarto. Il giornalista stava facendo footing ad Alba Adriatica quando si è accasciato in via Trieste. La carriera caposervizio del Messaggero a Teramo ha raccolto l'eredità di Francesco Marcozzi per poi spostarsi all'Aquila e di recente a Pescara. Domani funerali, la camera ardente è stata allestita nella casa di famiglia Nereto, domani l'ultimo addio alla Chiesa Madre. Il lutto ancora, cordoglio per Fazzi nelle redazioni, nella politica abruzzese, parole di apprezzamento dalla regione, dal capoluogo aquilano e dalla stampa regionale. Ed ancora avanti, taglio delle prefetture, Teramo è nell'elenco, il ministero vara lo schema per ridurre i palazzi del governo, 23 sedi da sopprimere entro dicembre. Piazza Garibaldi, rapinatore improvvisato, si accontenta delle monetine della cassiera. Ed ancora, siamo disabili, non stupidi, ritirate la delibera. Al tavolo tecnico Teramo Solidale chiede un passo indietro al Comune, confermata la protesta di questo pomeriggio. E questo l'articolo sul tavolo tecnico che si è svolto ieri mattina, e su questo articolo abbiamo il contributo video realizzato ieri, ecco, che spiega un attimino come sono andate le cose. Vediamo. Le associazioni e le famiglie dei disabili chiedono al Comune l'annullamento della delibera che ha tagliato le ore di assistenza domiciliare ai disabili e chiedono una presa di posizione anche da parte dei cittadini, con il contributo economico di un euro, il prezzo di un caffè, per far fronte alle spese del ricorso presentato al TAR dell'Aquila. Crediamo che sia a questo punto l'unica soluzione possibile. Speriamo che si siano anche forniti di quello che è stato l'elenco tecnico, un elenco molto dettagliato, dal quale si evincono quindi violazioni di legge, eccesso di potere e quant'altro, quindi dei motivi che permetterebbero tranquillamente un ricorso al TAR. Intanto questa mattina si è svolto il tavolo tecnico politico sull'argomento. Il sindaco Brucchi ha annunciato che verrà fatta una modifica alla delibera, alzando l'asticella dell'ISEE e concedendo 4.000 ore in più di assistenza da fine settembre a fine dicembre. Noi abbiamo da mettere a disposizione circa 4.000 ore per questi tre mesi residui per arrivare a dicembre. 4.000 ore che verranno assegnate secondo dei nuovi parametri, in particolare il parametro, quello più importante, è quello che tiene conto della gravità della patologia. Cioè c'è un nuovo parametro che è l'indice di Bartel, che tiene conto della gravità della patologia. Resta la compartecipazione, resta l'unicità del servizio, vengono apportati alcuni correttivi che avevamo già detto all'inizio che volevamo apportare, in particolare l'ISEE, che passa da 7.500 come ISEE di esenzione, quindi lo abbiamo alzato di 2.500 euro, quindi da 5.000 a 7.500 il livello di esenzione, e 30.000 euro il livello massimo, quindi passiamo da 13.000, 14.000 a 30.000, oltre il quale poi la compartecipazione ovviamente è totale. Ma le associazioni dei disabili non ci stanno, si tratta dell'ennesimo contentino che non risolve il problema, ha dichiarato il capogruppo del PD. Noi continuiamo a mantenere ferma la posizione, questa delibera va sospesa e rinviare la compartecipazione al 2016, perché si sta tentando di fare un'operazione su una delibera profondamente sbagliata, con il rischio appunto che si traduca in un contentino e che crei più pasticci in realtà di quelli che ha già creato. La soluzione migliore è quella, si deve azzerare. Valuteremo attentamente quelle che sono le proposte dell'amministrazione, ma soprattutto con le associazioni e con le famiglie che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, perché non sono state ascoltate assolutamente in questi mesi, hanno dovuto pagare le conseguenze di una delibera ingiusta. Valuteremo queste proposte, ma ribadiamo che questa delibera, a una delibera ingiusta si può rispondere soltanto con una sospensione. Domani, dunque, è stata confermata la manifestazione sotto al Comune a partire dalle ore 17. Servizio realizzato ieri, quindi questa sera alle ore 17 in Piazza Orsini è prevista la protesta. Andiamo ancora avanti, finanziamenti 10 milioni dalla Regione per 35 ambiti sociali territoriali. L'assessore Marinella Sclocco nella foto, redistribuiti i fondi europei Expine destinati alle regioni del Mezzogiorno. Andiamo ancora avanti, Tercas risarcita una talpa di Di Matteo, licenziata per i rapporti con l'ex direttore generale. Il giudice del lavoro accoglie parzialmente il suo ricorso.
Ed ancora, trattative serrate per evitare lo sciopero TEAM, al question time rispuntano i franchi tiratori in maggioranza, i docenti del Braga chiedono una nuova sede. Ed ancora andiamo avanti, vediamo la provincia, il Tribunale dichiara il fallimento del CIRSU, accolta la richiesta della Deco che vantava 2,25 milioni di credito. I sindaci e Di Matteo pronti a ricorrere in appello. Vediamo ancora sulla costa, colonnella in Val Vibrata, scusate, colonnella, la rotonda del Casello sarà pulita dal comune, l'annuncio fatto dal sindaco Leandro Pollastrelli. Ed ancora doppio colpo della banda del Mattone, furti notturni in una farmacia e in una cartolibreria di Tortoreto. Stesso metodo, in entrambi i casi i malviventi hanno utilizzato un mattone per sfondare le porte dei locali. Tortoreto, il consigliere Celi chiede lo stop dell'alienazione degli edifici storici ad Alba Adriatica, mare pulito nonostante il disinteresse della regione. Il sindaco nella foto, Tonia Piccioni, si prende tutti i meriti dei buoni risultati delle analisi. E ancora, vediamo Giulianova, toni troppo alti, impossibile avere un dialogo civile con Mastro Mauro. Ed ancora sempre a Giulianova, spacciava tra i bimbi al Parco Franchi, blitz dei carabinieri, arrestato un tunisino 52enne con l'hashish nello zaino. L'area frequentata dai bambini è da tempo assediata da senza tetto e da accattoni. Dopo le richieste arriva il divieto di sosta sul viale dello Splendore. Ed ancora a Giulianova, giro di vite contro i furbetti che evadono le tasse. Firmato l'accordo tra Comune, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e ANCI. Il lutto oggi, funerali del fotoreporter Claudio Settimi. Questa mattina alle 9.30 al Santuario dello Splendore verrà celebrato il funerale appunto di Settimi, scomparso a 52 anni a seguito di una malattia contro la quale ha combattuto negli ultimi tempi. Vediamo ancora Montapagano e Colonia, il TAR proroga di un mese la speranza degli uffici postali. A Roseto, ed ancora a Roseto, rimosso l'amianto della palestra scolastica, messa in sicurezza la D'Annunzio, altri lavori in arrivo nei vari istituti e qui nelle foto appunto sono riportati i lavori di rimozione delle lastre d'amianto. Sempre a Roseto, l'avvicendamento, Roseto accoglie il nuovo comandante della Capitaneria, lo vediamo nella foto insieme al sindaco Ennio Pavone. E a Notaresco invece medie chiuse a 3 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, decisione a sorpresa del sindaco, studenti costretti a spostarsi a Notaresco. E vediamo ancora punto nascita, il TAR guarda più al Mazzini che ad Atri, rinviata ad ottobre la decisione sul ricorso contro la chiusura del reparto presentata dal sindaco e dal comitato. Cronaca, marijuana nascosta nel congelatore, quarantenne di Atri nei guai con la legge. Nel taglio basso, Roseto assalta l'hotel e picchia i poliziotti, arrestato pinetese di 41 anni. In preda ai fumi dell'alcol, ha provato a fare irruzione in una festa privata scagliandosi contro una vetrata. Ed ora lasciamo il quotidiano della provincia di Teramo per tornare al Messaggero con le notizie regionali. Vediamo la prima pagina del Messaggero dedicata all'Abruzzo, vediamo come apre, eccoci. Nella prima pagina, Chieti e Teramo, addio prefetture, mazzata sulla regione, il governo accorpa le sedi rispettivamente a Pescara e all'Aquila, chiudono anche vigili del fuoco e questure, l'ira di Di Primio e Brucchi pronti a tutto. Regione, niente da fare, SEL rispedisce il rimpasto in alto mare. Ed ancora in centropagina la fotonotizia, tragedia ad Alba, stroncato da infarto, aveva 59 anni, ciao Claudio, una vita per il Messaggero. L'agguato mortale, gli spara il cuore e lo uccide, per vendetta, Tagliacozzo, un uomo freddato al culmine di un regolamento di conti, fermato un sospetto. Entriamo all'interno, ecco la pagina dedicata al giornalista Fazzi, Claudio Fazzi, stroncato da un infarto a 59 anni, Messaggero in lutto, è morto un pilastro della redazione Abruzzo.
Eccolo nelle foto sopra al lavoro nel camper da dove raccontò il sisma dell'Aquila, a sinistra in redazione a Pescara. Sotto mostra la locandina che annuncia nei primi anni 50 l'apertura della pagina aquilana del Messaggero. Andiamo ancora avanti, vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, un autunno caldo per le partecipate, per i lavoratori una battaglia che si annuncia molto dura sul blocco dei contratti, assunzioni e contrattazione decentrata. I sindacati, vietato bloccare accordi di natura privatistica, chiesta al Comune la revoca della razionalizzazione delle SPA. Ed ancora università, ingegneria elettronica, borse di studio alle matricole uscite dalla triennale. Il budget è di 72.000 euro. L'allarme, pezzo pane, mafie, misure inadeguate. Il decreto enti locali contiene norme più efficaci per limitare le infiltrazioni. Andiamo ancora all'interno, l'agguato mortale, ecco. Le foto, ucciso da un colpo di pistola per vendetta, un cane ammazzato nei giorni scorsi sarebbe all'origine del delitto avvenuto nella piccola Svizzera di Tagliacozzo. Il quarantenne Marco Callegari sarebbe stato freddato al culmine di un regolamento di conti. I carabinieri fermano intanto un sospetto. L'accusato abita abusivamente la villa della banda della Magliana. L'anno scorso è stato rinviato a giudizio all'Aquila per un traffico di sostanze stupefacenti. E nel taglio basso, diktat di Silveri, subito tagli altrimenti l'ospedale chiude, lettera dai toni duri a Sulmona, quella del manager della ASL, al sindaco Ranalli, alla procura e ai NAS. Ed ancora prima pagina dedicata a Pescara, il sindaco, emergenza sociale a Fontanelle. Eccolo nella foto durante il recente sopralluogo appunto del sindaco Alessandrini, sindaco di Pescara a Fontanelle. A Fontanelle c'è uno stato quindi di emergenza, torna l'emergenza, torna la paura. Vediamo su questo articolo il contributo video di Francesca Romana Testi. Un vero far west in piena notte a Fontanelle, così è stato definito quello che è successo nella notte di giovedì nella periferia di Pescara. Una rissa finita bastonate per strada e scaturita per un diverbio tra familiari. Non è bastato l'arrivo di due volanti della polizia a sedare gli animi che dopo l'intervento delle forze dell'ordine hanno ripreso la lite. Oggi, dopo tante denunce, si chiede più sicurezza per i residenti ormai esausti e terrorizzati e il consigliere regionale 5 Stelle, Domenico Pettinari, che tanto si è battuto negli anni per la legalità a Fontanelle, chiede il ripristino di un presidio fisso delle forze dell'ordine senza pensare alla piaga delle occupazioni abusive degli alloggi. Per tutta risposta, questa mattina il sindaco Alessandrini ha affrontato la questione in una riunione svoltasi in prefettura, al termine della quale ha reso noti gli interventi che verranno adottati per intervenire sul caso sicurezza. Noi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà di Fontanelle, tant'è vero che venerdì scorso siamo andati a un'assemblea pubblica con i cittadini. I problemi di Fontanelle sono, io credo, di due ordini di ragioni. Da un lato la sicurezza pubblica, e all'uopo oggi nell'ambito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza abbiamo posto il tema e soprattutto abbiamo richiesto un comitato specifico che affronti la questione Fontanelle ad hoc. Ciò accadrà la settimana prossima, ringraziamo della immediata sensibilità il prefetto. Però oltre alla risposta dello Stato, delle istituzioni, del sistema sicurezza nel suo, diciamo, essere integrato, vi è, io credo, la necessità della prevenzione, cioè la repressione attiene all'ordine pubblico, la prevenzione significa favorire in qualche modo la socialità, con la piena consapevolezza appunto che è certo una questione di ordine pubblico a Fontanelle, ma c'è anche altro, cioè c'è la necessità in qualche modo di favorire una socialità sana che in qualche modo convochi i cittadini a riconquistare quello spazio di territorio. Vediamo ancora nella prima pagina dedicata a Pescara, piedi scalzi in marcia per i migranti, ampia adesione all'evento di oggi pomeriggio. Ed ancora nel taglio basso, il fiume, la memoria, l'ex boss e il volontario Mancini si racconta.
Confindustria, la fusione fa scuola, l'unione tra Pescara e Chieti finisce nella tesi di laurea di una studentessa di economia a Padova, 110 e lode. Il direttore di Giosaffatte, il nostro modello vincente, che a fine mese sarà illustrato all'assemblea plenaria a Matera. Ed ancora riqualificazione, sarà presto risistemata la pista ciclabile sul fiume, danneggiata da pioggia e atti vandalici, era stata abbandonata. Ancora il richiamo del PD si apre all'ex FEA, la festa dell'unità, confronto sulla città e concerto di Nada. Ancora andiamo avanti, in prima linea, isola pedonale sicura grazie ai vigili, la calda estate della Polizia Municipale a Montesilvano, 1470 le sanzioni, 370 le auto controllate, multe a lucciole e clienti, la riviera chiusa al traffico, ha richiamato migliaia di persone, ma non sono stati segnalati scippi o altre situazioni di violenza. Vediamo in breve con le Corvino, conigli morti, danni ambientali, ancora in via Saragat a Montesilvano, Cozzi, sorpresi dell'antimafia, ma il cantiere riapre. Ed ancora scuola, il centrodestra sul convitto di Alanno, lavori a rilento, a rischio le risorse. Ancora scuola, Caprara, niente trasloco, Febbo è la scelta giusta. Vediamo il personaggio Peduzzi, si fa in tre, maestra, imprenditrice e ora cavaliere. Maria Stefania ha portato nel mondo le produzioni della Rustichella d'Abruzzo, ha aperto nidi e scuole. Vediamo ancora la prima pagina dedicata a Chieti, esuberi in Carichieti, i sindacati si spaccano, c'è preoccupazione, con la riorganizzazione sono previsti almeno 135 dipendenti in eccesso, fino a un massimo di 195. La Falcris, faremo la trattativa, ma la cassa ha un futuro. Fisac, CGL, FIBA, CISL, severi con chi ha portato la banca fin qui. In breve, università, il campus 10 chiuderà definitivamente a fine settembre, il caso violenza sessuale disposta la perizia sulla capacità del professor Sabatino, l'ex primario assumeva medicine per il Parkinson, ora va stabilito il loro effetto. Andiamo ancora avanti, vediamo a Lanciano, lavori allo stadio Biondi, 10 indagati, il PM ha chiesto al GIP l'archiviazione, nel mirino sindaco e alcuni assessori. Vasto, spettacoli estivi, scatta l'inchiesta ed ancora vediamo ad Ortona, Walter Tosto, presentato l'impianto di fresatura più grande del mondo. Prima pagina dedicata a Teramo, con i tagli al sociale, fallisce la mediazione del comune, per i disabili verranno apportati correttivi alla delibera incriminata, ma le famiglie annunciano che terranno diritto nella protesta di oggi in piazza alle ore 17. In breve l'emergenza, il Braga è ancora senza una sede ed ancora il taglio, svincolo l'80. Sparisce una rampa dal progetto. L'allarme, tre furti con spaccata, opera della stessa banda, denunciata dalla polizia un quarantenne per aver nascosto della droga nel freezer. E l'avvertenza Cirsu, il tribunale ha decretato il fallimento, ora le tariffe potranno essere suscettibili di ulteriori aumenti, i sei comuni annunciano intanto ricorso. Vediamo sulla costa, Giulianova spacciava droga tra i bimbi, arrestato, blitz dei carabinieri al Parco Franchi e in manette finisce un tunisino che è risultato senza permesso di soggiorno. Vendeva hashish in dosi e aveva già servito un giovane, è l'episodio più grave all'interno della grande struttura. In breve Galantini attaccato, annuncia querela sempre a Giulianova e a Tortoreto invece bufera sulla variante al piano regolatore sempre sulla costa. Vediamo Roseto, ufficiale, da lunedì riapre la scuola di via Veronese ad Alba Adriatica, balneabilità estate quasi da record. A Roseto ancora restano aperti gli uffici postali soppressi, a Giulianova aggredita la presidentessa di Iulia Servizi. Vediamo adesso, passiamo allo sport, ecco la pagina
del Messaggero dedicata a Abruzzo Sport. Ecco, Pescara fuori la grinta, questa sera l'Adriatico nell'anticipo del secondo turno. I biancazzurri devono riscattare il brutto KO di Livorno. Oddo, oggi serve gente di carattere, in grado di affrontare anche i fischi se dovessero esserci. Sceglierò in base a questo. E con questo articolo vediamo anche il contributo video e quindi le parole di Oddo. A volte si può perdere anche pesantemente, come è successo. E la capacità di un gruppo, che è quello che stiamo cercando di creare nonostante tutte le difficoltà, è quello di cercare di sopportare anche queste lezioni e rialzarci. Più di questo non puoi fare. Abbiamo lavorato serenamente, abbiamo lavorato molto bene e siamo certi di avere una reazione positiva. A me non è mai capitato fino a questo momento di fare delle scelte condizionate. Se mai dovesse capitare sarò il primo a dimettermi, perché non lo accetto, perché se devo sbagliare sbaglio con la mia testa ovviamente e non con la testa degli altri, quindi mettiamo subito i puntini sulle i. Tutte le scelte fatte fino adesso sono tutte fatte sulla base delle mie considerazioni. Io domani farò delle scelte, visto l'ambiente non proprio consono alla partita, che sicuramente sarà una partita difficile. Io dovrò prima di tutto avere garanzie mentali, oltre che quelle tecniche. Domani c'è bisogno di gente che ha un po' di palle. Mi aspetto una squadra, sicuramente un'ottima squadra, un'ottima formazione, ha fatto una buona campagna acquisti, ha giocatori importanti per la categoria. È una squadra che al contrario di noi viaggia su grande entusiasmo, spinti anche dall'ambiente positivo, giustamente, perché ha vinto. E vorrà venire qui a fare risultato e, conoscendo il loro mister, che è un ottimo allenatore, che sa infondere tanta carica agonistica, credo che sarà una partita piena di questa caratteristica. Ancora sport, vediamo Lanciano, caos stadio, ma alla fine si gioca. La deroga della FIGC è arrivata soltanto ieri a mezzogiorno, dopo una serie di colpi di scena sarà valida fino al 31 ottobre. Ed ancora vediamo l'amichevole, Da Silva e Petrella stendono 3-0 il San Nicolò, l'amichevole che si è giocata ieri al Bonolis di Teramo. E intanto il tecnico teramano Vincenzo Vivarini, lo vediamo nella foto, ha dichiarato: Teramo, sono rimasto per vincere ancora, ho deciso così, non potevo tradire i miei ragazzi. Ufficiale intanto il rinvio anche della gara di Ancona, i biancorossi debutteranno quindi il 20 a Sant'Arcangelo. E anche su questo e sulle parole del tecnico Vivarini vediamo il contributo video. Mister, ci siamo lasciati sostanzialmente la scorsa settimana con tanti punti interrogativi, ora sono stati evidentemente risolti. Quali sono stati i presupposti di questa ripartenza? Ma io gli altri anni ho preferito Teramo perché si poteva lavorare sul campo ed è la cosa che a me piace fare. Ho calcolato se c'erano i presupposti per poter lavorare bene e per poter esprimere il mio pensiero, il mio progetto di calcio, e pare che questa lo si possa fare, quindi sono ben contento di cercare di lottare di nuovo per vincere, che io poi a me piace solo vincere, e qui penso e spero che ci siano le possibilità per farlo. Ecco, dei giocatori dello scorso anno che erano già sotto contratto, che hanno fatto il gruppo, hanno fatto parte di quel gruppo, della Donnarumma più o meno, sono rimasti tutti. È stata importante anche la presenza sua per aggregare questo gruppo di giocatori, che è reduce da una delusione che peraltro ha attraversato anche lei. Ma è stato il motivo per cui, cioè, non è la mia presenza
è stata fondamentale, anche la loro presenza è stata fondamentale per me, perché questi sono ragazzi che, eccezionali, io l'ho sempre detto da 2 anni a questa parte, ragazzi seri che lavorano settimanalmente, giornalmente, sempre al massimo, sempre concentrati in campo, poi riusciamo a sviluppare tante belle cose, quindi diciamo che è stata la molla che è scattata nella testa loro, nella testa mia, per cercare di ripartire nel miglior modo possibile. Il campionato sarà lungo, ci saranno momenti di difficoltà, sarà difficile lavorare un po' sulla testa di questi giocatori che forse si sono ricaricati, ma dovranno affrontare una stagione intera in un campionato che potrebbero non sentire loro perché pensavano di meritare altro. Sarà importante lavorare proprio sulla testa di questi ragazzi. Ma noi dentro lo spogliatoio abbiamo già azzerato, perché in questo momento qua dobbiamo resettare tutto, dobbiamo dimenticare il passato. È inutile pensare ma l'anno scorso, ma qua, ma là, perché sarà dura quest'anno, però io penso che sempre uniti, compatti, come abbiamo fatto qui a Teramo per 2 anni, riusciamo ad ottenere anche l'impossibile. Termina qui Mattino 6, la nostra rassegna stampa torna domani puntuale alle 7, ora vi lascio con l'oroscopo del giorno. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ariete, con tanti pianeti all'attivo, qualunque cosa vi riuscirà a meraviglia, lavoro, affari, vita privata. Se si tratta di lavoro, potete adagiarvi sugli allori e con un po' di autocompiacimento dichiararvi soddisfatti di quello a cui avete dato vita. Toro, oggi vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al rapporto di coppia che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi la piena approvazione del partner. Non rimandate l'avvio di un progetto per timore di non esserne all'altezza. Gemelli, oggi si prevedono sorprese e conferme, successi sportivi per alcuni, iniziative fortunate per altri. La possibilità di realizzare un sogno da tempo cullato è a portata di mano, prendetela al volo. Dialogo sereno con la persona amata. Cancro, periodo stimolante sia per quanto riguarda la sfera personale che professionale. Le prospettive sono ottime, nonostante ciò non trascurate la famiglia, la vita privata e il vostro benessere. Nel lavoro puntate sul fattore sorpresa. Leone, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione professionale vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Vergine, non siete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate ad uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare un po' di ordine. Bilancia, la giornata trascorre in dolcezza e getta una luce nuova su spinose questioni di vecchia data. La fiducia in voi stessi e nel futuro superano qualunque ostacolo. Si riallacciano rapporti allentati nelle scorse settimane. Scorpione, fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato. Vi basta un buon sonno per recuperare l'ottimismo e ripartire con la consueta carica. Cercate un compromesso con la persona amata, coinvolgetela in nuovi interessi. Sagittario, in materia di affari, contratti e operazioni finanziarie, oggi non è giornata, prendereste qualche abbaglio. Sembrerete poco interessati al partner e la vostra palese freddezza nei loro confronti potrà scatenare rimproveri.
Capricorno, una giornata di quiete dopo le follie dei giorni precedenti, ma è soltanto una pausa. Se alberga in voi qualche strascico di negatività, con tutta calma disponetevi a sgomberare il campo. In questo periodo vi gioverà. Acquario, ideale per trascorrere una giornata molto piacevole. Una bella novità, un evento festoso potrà allietare la vita privata. Siete single? Preparatevi per un incontro piacevole. Impiegate il tempo libero per valorizzare i vostri talenti artistici. Pesci, giornata monotona, occhio agli acquisti e ai ritardi. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l'umore e gratificare la mente. Sacrificate un po' della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene.